Celebrano in Puglia le giornate azzurre di pallacanestro, uno degli appuntamenti più attesi del progetto federale di reclutamento giovanile. 4 giorni di fila, da lunedì 9 a giovedì 12 febbraio, da Brindisi a Mola di Bari, passando per San Severo e Massafra, in cui i tecnici nazionali Andrea Capobianco e Antonio Bocchino passeranno in rassegna i migliori prospetti della regione, verificando i progressi dei ragazzi già visionati e conoscendone di nuovi. 5 le annate sotto la lente di ingrandimento dei due allenatori azzurri, le classi dalla 1997 alla 2000, entrate nell'orbita del Centro Tecnico Federale, oltre ai giovani cestisti del 2001, impegnati nel percorso di progetto azzurri che li condurrà al Trofeo delle Regioni. Nelle 4 giornate pugliesi previsti allenamenti e riunioni formative per tecnici e dirigenti, in programma anche 2 clinic sul miglioramento individuale. Le giornate azzurre anche in Puglia sono un appuntamento molto sentito dei giovani atleti, ha sottolineato il presidente del comitato FIP Puglia, Margaret Gonnella. Sono sicura, ha aggiunto il numero uno del basket regionale, che questa attesa possa essere condivisa anche dai tecnici, dai dirigenti e dai formatori dei settori giovanili, che avranno la possibilità di confrontarsi con i referenti nazionali e regionali su metodologie di lavoro comuni.